Benvenuti a tutti sul mio canale, io sono Nancy e oggi parliamo di... Durante il ricovero di Fedez sui giornali è stata fatta luce sulla mancata partecipazione del rapper a Belve, nonostante si fosse parlato di una sua presenza nello studio di Francesca Fagnani su Rai 2. Proprio in quei giorni è emerso che il rapper avrebbe rifiutato l'intervista per motivi economici, ma presto la Rai ha messo nero su bianco la scelta di non avere il rapper in prima serata per scelte editoriali. Avevo accettato l'invito di Francesca Fagnani a Belve perché volevo parlare, specie ai giovani e a chi si sente incompreso, di salute mentale, dice Fedez. L'idea aveva convinto a quanto pare sia la conduttrice che la produzione, poi la Rai avrebbe ritirato l'invito. Lei come la definirebbe? Chiede retoricamente Fedez ad Aldo Cazzullo. Censura? L'ha detto lei, è il botta e risposta con il rapper. Diciamo che non ero ben accetto, non mi volevano e hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole perché ero in ospedale, letteralmente moribondo e non avevo alcuna possibilità di replicare, si sfoga. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano, come se il rapper fosse stato ripagato con la moneta di un tempo. Dalla Rai avevo imparato una cosa, quando vai su un palco a parlare di politici alla Rai non piace perché non c'è il contraddittorio, ma anche nel mio caso non c'è stato modo di avere un contraddittorio, è una regola unilaterale che applicano solo quando pare a loro. Sul tema si è espressa anche la stessa Fagnani, che ha chiarito la sua posizione distante rispetto a quella dell'azienda. Non condivido, Belve non ha mai tolto voce a nessuno, ha fatto sapere alla giornalista. Fedez continua: sarei stato e sono disponibile ad andare del tutto gratuitamente. Avevo l'intenzione di fare una bella cosa e spero in futuro di riuscirci in qualche modo con Francesca Fagnani, una giornalista con la schiena dritta, che ringrazio per aver sostenuto la posizione del suo invito, spiega. Che ne pensate al riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video.